Inizio la preparazione tagliando a fette sottili della scamorza. Ho lavato e asciugato per bene una melanzana, spunto l'estremità, poi taglio a fette sottili di circa un centimetro di spessore. Per facilitarmi utilizzo un coltello con guida. Cerco di ottenere un numero di fette pari, così che possono essere accoppiate. E ora preparo la panatura. Metto in un piatto fondo 100 g di pan grattato, 40 g di formaggio grattugiato, aggiungo un ciuffo di prezzemolo tritato finemente e del sale. Mescolo bene bene e metto da parte, mi servirà successivamente. E ora metto in un altro piatto 2 uova, regolo di sale e sbatto leggermente con la forchetta. È arrivato il momento di farcire le melanzane con una fetta di prosciutto cotto e una di scamorza. Chiudo a mo' di sandwich, schiaccio leggermente con le mani e poi passo prima nell'uovo sbattuto. E poi nella panatura faccio in modo che aderisca per bene. Poi ancora di nuovo nell'uovo e poi nel pan grattato. A questo punto procedo con la cottura. Che può essere nella comodissima e indispensabile friggitrice ad aria. Sistemo nel cestello un foglio di carta forno, quindi adagio i sandwich di melanzana. Quindi spruzzo un pochino di olio e lascio cuocere a 200 gradi per 6 minuti. Questa friggitrice ad aria in particolare è la scelta migliore per cucinare dei cibi sani e salutari. E poi anche il touchscreen a LED e poi ci sono le funzioni preimpostate, quindi si cucina in modo professionale. Procedo alla cottura con i restanti sandwich di melanzane sistemandoli in una padella antiaderente con un filo di olio, quindi lascio cuocere a fiamma dolce per circa 15 minuti, rigirandoli spesso. Trascorsi 6 minuti, ecco come si presentano le cotolette di melanzane cotte nella friggitrice ad aria, una ricetta sfiziosissima. Le cotolette di melanzane, potete chiamarle anche cold omelet o sandwich di melanzane, sono davvero super sfiziose con una farcitura super golosa. Pochissimi ingredienti per preparare queste buonissime cotolette di melanzana. Provate questa ricetta, sentirete che bontà!